Qualche cosa che ti devi ricordare sullo svolgimento dei prossimi concorsi scuola. Questione numero 1. Ci saranno solo due prove scritte e la data verrà decisa a livello nazionale. La prima prova scritta per tutti i candidati di primaria infanzia, posto comune e sostegno non importa. Seconda prova scritta per tutti i candidati delle secondarie, indipendentemente dalla classe di concorso. La prova orale invece verrà decisa a livello regionale, quindi le date non saranno uguali per tutti. Ogni candidato sosterrà tante prove orali quante sono le classi di concorso per cui ha superato lo scritto. Quindi sì, la prova orale è specifica sulla classe di concorso, a differenza dello scritto che è a carattere generico. Non sarà possibile conoscere il numero di candidati per la propria regione, non sarà neanche possibile conoscere la suddivisione dei posti per provincia prima di sostenere il concorso. Per tener fede alle immissioni in ruolo entro settembre 2024, le graduatorie conclusive dei concorsi devono essere pubblicate entro il mese di giugno. Qualcuno ha detto che i concorsi costano poco. È vero, abbiamo pagato solo 10 euro per ogni procedura alla quale ci siamo iscritti, ma teniamo presente che la prova scritta la andremo a sostenere nella regione per cui concorriamo, mentre la prova orale si sosterrà nelle regioni aggregate, per cui, per questioni logistiche e organizzative, tanti di noi saranno costretti a degli spostamenti o addirittura a dei pernottamenti fuori regione che potrebbero avere anche dei costi elevati. Tu avevi valutato tutti questi punti? O c'era qualcosa che ti è sfuggito?